Rassegna stampa di oggi 24 gennaio 2018, seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Lega, Salvini schiera il partito parallelo per seppellire il vecchio carroccio su cui pendono sequestri e confische. Lega per Salvini, Premier, il titolo, nuovo simbolo e nuovo statuto anche per proteggere i proventi del 2 per 1000. La vecchia Lega Nord è stata condannata a ridare 48 milioni per truffa allo Stato. Giulio Centemero, fidato tesoriere di Matteo Salvini, nega categoricamente. Figurarsi se lo abbiamo fatto per salvare i fondi dai sequestri del Tribunale, dice. Eppure il nuovo soggetto politico che fa capo al leader in felpa sembra nato ad hoc per evitare i fastidi, non solo quelli della Procura di Genova, che ancora cerca gli oltre 40 milioni di rimborsi elettorali che la Lega Nord è stata condannata a restituire a seguito di una condanna per truffa allo Stato nei confronti del fondatore Umberto Bossi e dell'ex tesoriere Francesco Bersito, ma anche da quelli dei compagni di viaggio del Partito Padano. Arezzo, ragazzo disabile schernito da un operatore della Croce Bianca, il collega divertito posta il video su Instagram, lo punzecchia con l'ombrello sulle guance e vicino alle orecchie, cercando di tirarle fuori dal cappello. Un gioco a mo' di scherno, proprio lui che dovrebbe aiutarlo. E l'altro operatore in quel momento sul mezzo per trasporto disabili non interviene, anzi filma tutto e posta il video su Instagram. Moby Prince, la nave deviò dalla rotta per una turbativa, la manovra eroica del capitano per disincagliare il traghetto. Le conclusioni della commissione d'inchiesta sulla dinamica del disastro. L'ultimo cono d'ombra resta sul motivo per cui la nave Moby virò a destra. L'esplosivista ai senatori ha detto: esplosione a bordo, ma non era una bomba. L'alternativa resta quella di una bettolina che fece da ostacolo improvviso. Il comandante mise in retromarcia per allontanarsi dall'Agip Abruzzo. Elezioni, i mercati vogliono le larghe intese con Gentiloni, ma il Premier dice al governo con Berlusconi? No. Dopo i leader di PD, Forza Italia e Lega, anche quello che è indicato come l'uomo perfetto per guidare un governo sostenuto da Dem, forzisti, dunque, si dice contrario a una nuova grossa, una grossa coalizione. E intervistato dal CNBC al World Economic Forum di Davos, dice che il leader di Forza Italia non è populista, ma prendo atto del fatto che nella sua coalizione populisti e anti-europeisti non solo sono presenti, ma sono predominanti. Afghanistan, attacco alla sede di Save the Children a Jalalabad, morto e 14 feriti, l'ISIS rivendica. Una vettura imbottita di esplosivo si è lanciata contro l'edificio dell'ONG, poi è entrato in azione il comando. Tre assalitori morti nella risposta delle forze speciali, gli altri asserragliati per ore nella sede. L'attacco è stato rivendicato dall'ISIS. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con i nostri programmi.